abituato a stare da solo, nel senso, sono sempre stato fidanzato, sposato, sempre con qualcuno a fianco. Dimensione della mia vita, diciamo, precedente, casa occupata, un casino di gente. Il bar, cioè io sono un animale sociale, mi metti da solo, sono un po' in pericolo. E qua mi sono trovato proprio da solo. La prima settimana, essendo uno comunque empatico con col mondo, ok, che sia la mia scala, il mio cortile, la mia via, la mia città o un po' il pianeta, chiaramente ho subito, cioè, l'impatto di sto momento di comunque forma pensiero dilagante, comunque di ansia che poi comunque. Cioè, lo stato emotivo era sempre, ok, cerco di essere positivo, non è una guerra, non ci stanno bombardando, dai, cazzo, no, fermi tutti. È un'influenza, la stanno gestendo male, politicamente ci mettono in questa condizione perché devono gestire dei casini fatti male loro. Beh, poi dopo, cazzo, però l'ansia, cioè, positivo, realista, preoccupato, panico, vuoto totale. Positivo, fiducioso, cioè tutta questa Un'altalena. altalena. E a un certo punto, avendo questa traccia in canna lì di questo EP che uscirà a ottobre, ho detto, cioè io vorrei anche capire come sta l'altra gente, no? E ho cominciato, come dire, a dire, sarebbe interessante condividere, come dire, sto messaggio che secondo me è un messaggio d'aiuto perché ti dice fermi tutti, siamo gruppo, le paure, più hai paura, più comunque vai in panico, devi cercare di essere centrato. Mi sembrava come dire a dopo e ho Molto. cominciato da amico a amico e ho visto che i feedback erano estremamente, come dire, positivi, cioè la gente aveva voglia, gli faceva piacere ricevere, come dire, un messaggio del genere, essere coinvolti in un progetto che poi ha preso forma in maniera molto spontanea, passando proprio tra telefono, telefono, WhatsApp, WhatsApp. Poi un amico mi diceva: allora lo faccio fare a quello, lo faccio fare all'altro. E ho detto: sarebbe carino alla fine avere qualcosa che è stato prodotto dentro questo spazio-tempo. E rimarrà uno una condivisione tra persone di un mood emotivo e diventerà sonoro. E rimarrà, come dire, un documento, no? Nel senso una testimonianza. Poi ha preso questa forma anche musicale molto differente, perché io ho chiesto a tutti di non usare la voce, perché sennò il remix del remix con la mia voce che diceva queste cose, due palle. E lì ognuno poi ha fatto un po' il suo viaggio, cioè c'è alcune cose tipo pezzo quello con la chitarra classica, così è stato registrato, scritto e registrato da una coppia di musicisti, uno insegna al conservatorio e l'altra insegna all'Emilia, sono due chitarristi classici, l'hanno scritto e l'hanno registrato con due iPhone come ha fatto la Gloria Campaner che è la pianista classica che è fidanzata con Baricco e c'è Baricco che suona la macchina da scrivere sotto, no? Mentre invece altre persone, tipo, non so, tipo Awi, che è Awi B, ok? Quando lui fa yeah, lì era il giorno che aveva ricevuto proprio la notizia che due suoi cari amici, uno ad Amsterdam e uno a New York, erano morti, per cui rimane quella sofferenza che è al pari di quella di Gianni Miraglia quando in quel delirio di 7 minuti sul balcone passano le autoambulanze e dici i malati picchiano sul lettino. Ci ho detto, sono tutte delle istantanee emotive, ok? E non ho pensato, cioè, era più la voglia di stare assieme e il bisogno di condividere questa cosa con qualcuno, no? Questa catena di Sant'Antonio un po' di autoaiuto. Poi chiaramente è venuta fuori quella che io definivo una colonna sonora di un film senza immagini o un audiolibro senza testo. Esatto, sì. E quando ne ho parlato con
Peppe Romano come, che il regista come amico, così gli ho detto, cavoli, però è un peccato avere una cosa del genere e non avere, come dire, un qualcosa di visivo, perché è vero che ognuno si fa dei suoi viaggi. E lui è stato molto carino, mi ha detto, guarda, l'unica chance che abbiamo da tanto tempo che ci penso è capire, durante tutti i viaggi che ho fatto con Masbedo, perché lui alla fine è quello che fa i visual per loro, o in tutti gli altri viaggi che ho fatto 10 anni a questa parte, cosa riesco a tirare fuori da un po' i miei ricordi. Allora, siccome guidi, no? Giacomo, nella mostra, tutta questa cosa del ricordo, ho detto, sai che sarà un ricordo di quello che è stato dal punto di vista sonoro, e poi comunque Peppe apre una cosa che si capisce che ha, come dire, un'energia di qualcuno, come dire, che aveva raccolto quelle immagini senza poi capire bene cosa farne, ma alla fine è successo ed è stata anche un po', voglio dire, una liberazione per lui, perché venendo anche da un casino di lavori su Sky, Vasco, di qua di là, mi ha detto, cazzo, riuscire a lavorare in maniera così libera su una roba del genere mi ha proprio dato l'opportunità di, wow, è stato catartico per lui, Catarsi. no? E vedo che, cioè, io l'ho guardato una volta, ok? Poi quello che c'è in giro adesso arriva a 1 ora e 10, arriverà a 1 ora e 40, e probabilmente il 23 lo faremo vedere alla Triennale, Ah, che è ok. anche un po' chiacchierandolo così nel cinema dietro. E cioè, è stato veramente spontaneo. Se io sono uno comunque che fa sempre un po' le cose per urgenza, la definizione di quello che è arte un po' sempre mi spaventa, perché mi sembra che quando entri in quel perimetro di definizione è come se cambiassero dei parametri. Io sono abituato a lavorare sulla musica e la comunicazione, poi è un'espressione, può anche essere definita artistica. Però devo dire, questa cosa qui alla fine ci sta, cioè è un'opera collettiva, se poi vai in un contesto, come dire, dove si parla un po' più di arte, ok, per me è una piccola testimonianza social-antropologica, non so, di Sì, voci fatte con gli iPhone perché uno non poteva uscire, però anche il suo bello, cioè è un po', alla fine per assurdo sembra una compila ambient trip hop, cioè oscuro perché c'è della tensione, però c'è anche tanta luce alla fine, secondo me. Si sente questo struggle collettivo. Però è comunque è un noi che parla, e questa cosa qua in questo momento è già tanta roba, perché se pensiamo a, poi magari con la quotidianità ci perderemo anche, diciamo, la disponibilità, che apparentemente la manifestazione di intenti che abbiamo, diciamo, manifestato sino ad ora di essere noi, no? Sì. Cioè, come ha scritto la mia ex moglie fuori dal balcone, volevosi bene pure dopo. Perché poi finché sei in merda, ok. Poi quando ricomincia tutto, così. E niente, alla fine forse le cose che succedono così, un po' per caso, sono anche quelle che hanno un valore unico e differente, perché non c'è tanta testa, non c'è tanto marketing, non c'è tutta quella parte che poi alla fine, soprattutto negli ultimi decenni, ha, come dire, è vero che ha dato da mangiare al mondo dell'arte, alla creatività, tutto il resto, però gli leva sempre un po' di quell'anima e di quella spontaneità che alla fine però fa sempre un po' la differenza. E difatti appena succedono i momenti tosti, ti rendi conto che la gente torna a comporre, a pensare, a creare per urgenza e non per committenza e non per mercato e non perché devi fare, devi apparire. Nel bicchiere
mezzo pieno, mi viene da pensare che e sperare che questo momento tosto ci riporterà anche, come dire, avere della gente che dice perché ha bisogno di dirle, di condividere. Invece arrivavamo, come dire, da una mega sbronza che era tutta molto immagine, comunicazione, un po' divismo, un po' Sì. ricercare il consenso della visibilità, che due Sì. palle. È difficile ora, come dire, riuscire con questi immaginari bling bling. Cioè, in questo momento qua io faccio questa riflessione, soprattutto per le generazioni nuove, c'è una sorta di malessere che c'è sempre in quella fascia di età, no? Cioè, okay. Però anche l'emancipazione dal disagio era, come dire, abbracciarlo in pieno, e questo magari sono un po' nichilista, è un po' una costante del momento di ribellione in generale. E poi un voler abbracciare il mercato, non guardare minimamente indietro e voler essere, diciamo, veramente una pagina nuova con la rottura per uno status quo che è molto familiare, ma anche del fratello più grande, per dire, che invece per noi poteva essere sempre un po' un punto di riferimento a cui guardare, ma allo stesso tempo c'è un allineamento con il mercato, col marketing, con lo spendere, con questo, con quell'altro, che diventava proprio veramente, secondo me, poi ridondante anche nei testi, nelle produzioni, negli immaginari. Adesso come fai a uscire fuori raccontando di quanto sei diventato milionaire? E hai Esatto. svoltato in un momento in cui, come dire, la gente non sa come cazzo arrivare, cioè, a gestire il quotidiano, no? Cioè, Sì. quest'aria qua spero che faccia un po' passare la voglia di Swarovski in generale a tutti quanti. Però è anche vero che siamo bravissimi a dimenticarci. Guarda, alla fine, cioè, ognuno di noi deve fare delle riflessioni molto allargate, e poi nel suo piccolo deve mettere in moto un po' di st'energia, no? Poi sono anche delle vibes, come dire, contagiose, secondo me. Io penso che la gente abbia voglia, tanta gente sia più disponibile quasi per necessità, che diventa quasi l'anticamera della disperazione, tra virgolette, Sì. a mettersi in gioco in una maniera differente.